sicuramente il sentimento costante di non essere al sicuro, avere quella sensazione di non sapere se andrà tutto bene, tornare a casa la sera ringraziando che sia andato tutto bene, anche dentro gli autobus. Questa sera ci sarà una camminata dal nome Liberi Sempre, camminare di notte senza paura, e questa camminata è per sensibilizzare e informare sulla poca sicurezza che abbiamo nelle strade delle nostre città. Infatti con Donne per Strada abbiamo lanciato una ricerca che ha avuto più di 1000 risposte. Dalla ricerca è emerso che il 96% delle persone non si sente al sicuro a camminare in strada di notte. E questo 96% di persone sono principalmente donne. Abbiamo visto come le persone, prima di ad esempio accettare un lavoro, prendano in considerazione quanto sia sicura la strada per arrivarci. La stessa cosa ad esempio per scegliere dove andare in palestra, piuttosto che nello scegliere se rimanere più o meno a lungo all'interno di un posto. Quindi la cosa importante è capire che la sicurezza in strada ad oggi è un problema, perché non permette la parità, nel senso che molte donne non si sentono libere di uscire la sera, di accettare un lavoro, piuttosto che di vivere la propria vita sociale, proprio per il fatto di essere donne. Infatti la maggiore paura che emerge è la paura delle molestie, molestie verbali, molestie fisiche, violenze sessuali. E sappiamo che questo è principalmente un problema di genere, perché i dati ci dicono proprio come siano le donne le prime a soffrirlo. Bene. Allora, noi abbiamo accettato l'invito di Donne per Strada per sostenere il loro progetto, che a noi deputate e deputati dell'intergruppo sembra molto interessante, e nel progetto si afferma un principio, no? Che le donne devono essere libere di poter girare tranquillamente, senza ansia, senza paura, e quindi bisogna trovare il modo anche per rendere queste città a misura di donna. E allora hanno un bel progetto, questi punti viola, per cui sono bar, sono ristoranti, sono farmacie, che se c'è bisogno diventano luoghi di rifugio dove le ragazze e le donne possono chiedere aiuto. E poi l'altra bella iniziativa è che se una ragazza rientra la sera e non si sente sicura, magari si sente seguita, ok, può collegarsi a Instagram e ci sarà un'operatrice che l'accompagnerà durante il viaggio. Quindi ci è sembrato bello questo progetto, fatto peraltro da tutte donne molto giovani che hanno l'intenzione proprio di agire, di fare qualcosa di concreto per tutte le ragazze e le donne che appunto vogliono affermare il loro diritto pienamente e di farlo in libertà. E quindi abbiamo aderito a questa passeggiata. Di dire, di parlare, ma chi è vicino a loro? Uscire spostandomi con i mezzi fisici e a volte ti lascio la macchina perché... Il telefono rosa è nato 35 anni fa e veramente a noi ci consideravano delle pazze, delle femministe che parlavano di violenza all'interno delle mura domestiche, perché c'era il concetto che i panni sporchi si levano a casa. Adesso grazie ai social, grazie ai media, un po' si parla di più di violenza, ma le donne sono spaventate, soprattutto perché c'è una problematica fondamentale che noi non riusciamo in nessun modo a distruggere. Una donna che non lavora, una donna che non è autonoma economicamente, ci chiama e ci dice sempre la stessa frase: ok, io le denuncio, me ne vado di casa, che cosa faccio? Quindi questo è un appello che noi facciamo a tutti, lo facciamo alle istituzioni ma lo facciamo anche alle aziende. Anche le donne che fanno un percorso di fuoriuscita dalla violenza devono poi essere reintrodotte nella società, devono diventare autonome.